nella casa di Visconteo. Io sono sempre molto felice e onorata di presentare un nuovo bellissimo prodotto di Tipi Media, che è un libro che tutti immagino avrete già adocchiato, quantomeno. Come eravamo da via 1860-1960, c'è una storia meravigliosa della nostra città, delle fotografie anche inedite, bellissime, di Badia, Fabrizio Fracassi, che ovviamente farà gli onori di casa. Innanzitutto sono molto felice, buonasera a tutti, di tornare alla quasi normalità, nel senso che siamo vicini anche di sedia, anche se con mascherina, comunque ci siamo vicini nella sala piena. La sala è piena sicuramente per il semplicissimo fatto che queste due splendide donne hanno fatto un lavoro incredibile e so che apprezzano e sono molto apprezzate naturalmente da tutta la città. Quindi due persone eccezionali che vogliono molto per la città e hanno lavorato su questo libro, che è sicuramente un libro bellissimo. Quando sono venuti da me, era per settembre-ottobre, sono venuti con un altro libro, sempre che fa parte naturalmente della collana, della dottora, del dottor Carretti, dicendomi: questo è un libro che è stato fatto in un'altra città, cosa ne pensi? Dico: ma beh, ho fatto bene. E lì è stato un attimo dire: ma perché non lo facciamo più noi? E di conseguenza il tutto è partito. Io non ho contribuito più di tanto, perché nel senso il mio contributo è stato meno male meno, nel senso di partiamo perché è un libro importante per tutta la città, un libro che a mio avviso dovrebbero avere tutti nelle case, nella propria libreria, perché è un pezzo di storia, quindi del XIX e del XX secolo. E di conseguenza l'unica cosa che ho fatto con loro era: posso darvi qualche indicazione su qualche personaggio che sicuramente è un personaggio conosciuto in altre città, perché a parte le persone più note che hanno fatto tanto con altre città, c'erano alcuni magari personaggi che non sono magari conosciutissimi, però hanno anche lì hanno fatto una serie di operazioni ritenute sicuramente importanti in un passaggio e in